Il Teramo conosce l'amarezza della terza sconfitta in stagione. Nel recupero della gara della quinta di ritorno, non disputata lo scorso 23 gennaio causa neve, i biancorossi sono stati superati dalla Tessa Val di Sangro 2-1. Una battuta d'arresto arrivata al termine di un incontro piacevole con la squadra teramana che ha pagato a caro prezzo gli errori. Cifaldi deve rinunciare agli infortunati Bolzan e Colaciopo, allo squalificato Lenart e ad Arcamone, il cui provino prima del match non ha permesso di rischiare. Il manto erboso ha tenuto bene, almeno 150 tifosi biancorossi al seguito. Dopo appena 49 secondi è d'oro l'occasione per Costa Ferreira, il cui tiro però viene parato da Sant'Andrea. Al quarto la risposta dei locali, la punizione di Brack è fuori di un niente. L'inizio del match è piacevole e al decimo ancora una palla gol Teramo, con Sant'Andrea miracoloso su Gambino. Entrambe le formazioni giocano a viso aperto, ma al 34esimo la Tessa passa. La punizione del migliore in campo, Di Senso, viene deviata dalla barriera ed inganna Farò, 1-0. La risposta del Diavolo giunge 4 minuti dopo con una doppia occasione. Sant'Andrea respinge il tiro di Borrelli e sul proseguimento Cerchia spedisce alto dal limite. Un minuto più tardi invece è Gambino ad avere la palla giusta, ma la conclusione è debole e non impensierisce Sant'Andrea. Il tempo si chiude con un gol annullato dal Terrio al 43esimo con l'assistente Margini di Reggio Emilia che ravvisa l'uscita della palla sul fondo. Dopo l'intervallo il Teramo vuole stringere i tempi, ma al settimo arriva un'altra mazzata. L'errore di Deustacchio è evidente e grossolano. Alterio ringrazia e batte Farò per il 2-0. Il Teramo si riversa nell'area della squadra di casa e all'11esimo è Orta a mettere fuori. Nonostante il doppio vantaggio i locali creano ancora e al 18esimo è da applausi la rovesciata di Alterio, fuori. Un istante più tardi la reazione del Teramo si spegne sull'incrocio dei pali colpito da Borrelli, mentre al 20esimo è Farò a negare la gioia della doppietta dal Terrio. La gara si spegne anche se la pressione biancorossa non muta. Al 34esimo però un lampo vero e proprio, dal limite il tiro di Scartozzi, complice una deviazione, colpisce il palo. Sulla corta respinta il più lesto di tutti è Costa Ferreira, che segna e riaccende le speranze. 2-1 per la Tessa Val di Sangro, con il Teramo in gol dopo 286 minuti di astinenza. Nei minuti di recupero sono ben tre le occasionissime ospiti. Al 45esimo Gambino fa gridare al gol, ma il colpo di testa è fuori. Al 47esimo il tentativo di Ianni viene salvato sulla linea da Brack. Mentre le recriminazioni maggiori, e paiono anche giustificate, dei biancorossi sono per il quinto ed ultimo minuto di recupero, quando a Borrelli viene annullato il gol del 2-2 per un offside di Gabrieli. Protesta il Teramo, ma l'arbitro Fanton di Lodi è irremovibile e decreta la fine dell'incontro e dei sogni del Teramo, sconfitto e già con la testa al derby con la Sant'Egidiese.